Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Vi ho girato qualche ora fa il video Svuota la spesa di Lidl, che attualmente si sta caricando, quindi casomai ve lo lascio giù in descrizione. E vi avevo appunto in quel video detto che volevo girare un altro video haul e ora non è prima, nel senso che sono passate tante ore da quando ho filmato, ma parola data, parola va mantenuta, no? Scherzi a parte, volevo farvi vedere queste cose perché mi erano rimaste nelle buste, perché avevo fatto alcuni cambi, insomma, per un motivo o per un altro avevo lasciato le cose nelle buste e quindi problemi con questi capelli oggi. E quindi niente, mi sono resa conto che sono vari sacchettini, fondamentalmente varie cose di abbigliamento, qualcosa anche per Mattia, ma pochissimo se non mi sbaglio, veramente poco. Sì, solo una felpa. Ah no, una felpa e poi ora ci arriviamo. E poi una scoperta di un negozio che si chiama Willy ed è il cuginetto di Tiger che ha aperto in centro a Prato. Poi c'è Calzedonia e Tezenis, ma partiamo dal principio con la prima busta di H&M. Ero andata a fare un giro con Matti, tra l'altro mi sono fatta dare anche il catalogo da Sarabanda, che ha aperto Sarabanda ai Gigli, per il battesimo di Matti, che faremo in primavera. In tantissimi in questi mesi mi avete chiesto in ogni dove del battesimo di Mattia, se l'avevo battezzato, quando l'avevo battezzato, perché non l'avevo battezzato, lo battezziamo in primavera. E allora, mi sono presa delle cosine pigiamose e una di make-up. Ho preso questo set di spugnette che sono appena uscite, make-up sponges, e sono costate 8 euro 3 spugnette, quindi neanche super poco. E ci sono tre forme diverse. C'è questa qua che è la più nuova, cioè per me, almeno per me, è quella più particolare, fatta in questa maniera. E poi ci sono queste due un po' più viste. Io ho la versione quella del pandino che mi sembra. Oddio, mi sto confondendo, non lo so. Comunque, queste altre due sono così e non vedo l'ora di utilizzarle. Poi, vi dicevo, per Matti ho preso questa felpa, che lui è cortissimo di felpe, ha tanti pantaloni ma poche felpe, e ho preso 80 centimetri da utilizzare appunto adesso, ma questa è abbastanza grande, quindi gli andrà bene per altri 2 mesi, spero, e è troppo bellina, con le maniche raglan fatte così, e poi con tutte le M, che ovviamente è Miki Mattia. Sempre lo stesso discorso, e questa è costata 13 euro. Era anche l'ultima rimasta di questa taglia, ma ce n'erano veramente pochissime. L'avevo puntata appena uscita, però ho detto vabbè, aspettiamo, no, dai, insomma, a sto giro ho detto gliela prendo. E poi per me mi sono presa due cose, una che poi sono tornata a cambiare e vi dico allora. Ho preso questo pantalone può essere sia un pigiama che un pantalone per stare in casa. Questo costava 10 euro, 9,99 euro. Io ho preso una taglia S e lo potete trovare dalla taglia XS fino alla taglia L. È un color grigio chiaro, melanzato, con le stelle grigio scuro e il laccino rosa. E poi finisce con un polsone gigante in fondo. È un tessuto molto liscio e leggermente felpato all'interno, ma è finissimo, quindi è perfetto per me perché io odio le cose troppo spesse. Per esempio, il pile, queste cose qua mi danno fastidio. A me piacciono le cose sottili. Questa maglia è un'eccezione perché io di solito veramente adoro le cose sottili e questo è molto molto carino, mi è piaciuto tanto. E non sono riuscita a trovare una maglia a manica lunga di cotone né da H&M né da Tezenis né da Stradivarius. Si tratta di acquisti ormai vecchiotti. Vediamo. Non si sa, 2 settimane fa, inizio febbraio, e poi avevo preso questo pantalone in taglia S uguale a quell'altro, solo che veste un po' più piccolo, abbastanza più piccolo, e quindi sono tornata poi a cambiarlo in taglia M ed era rimasto, ne erano rimasti due, L
E è andato veramente a ruba. Quindi, nel caso, io tra l'altro li volevo prendere online, poi ho detto vabbè, fammi andare a vedere in negozio. E in negozio sono andati via come il pane. È nuova collezione, li dovrebbero rimettere, però meglio esserselo arraffato visto che mi piace tanto. Questo è della linea Divided, ho preso appunto la M, anche questo da XS a L. Questo costa 14,99, ha la banda molto larga, i laccini qua davanti in corda, e belli lunghi, e c'ha anche le taschine. E la fantasia è questa. È questa, e non so se ho visto niente, perché non si sa dove vedevo. Vabbè, non si sa come devo fare, vabbè, così. Imbranatissime, Rio Mare. Eccomi, e per quello da Pezzemis sono riuscita a trovare una maglia in cotone grigia che ci sta bene, è un grigio che è molto simile a quest'altro, perché anche con i grigi non è facile, comunque me la faccio andare bene, anche perché è costata 7,90 euro, quindi va più che bene. Ho preso una taglia M, è molto morbida e fine, 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 ma proprio finissima. Io preferisco metterci una canottiera sotto se voglio stare più caldina nella pancia. Ed è semplicissima, l'ho scelta con lo scollo a V e trovo che sia ideale, insomma, per dormire. Poi, quando sono tornata a cambiare quel pantalone, sono andata da Calzedonia. C'ho un altro sacchetto di H&M, ora vi faccio vedere. Comunque, andiamo per ordine. Sono andata appunto da Calzedonia per cambiare questi leggings. Dovevo cambiare i pantaloni di Topolino e poi anche questi leggings che io avevo preso nella taglia M. Questi da 14,95, penso che siano quelli in linea base, c'è scritto cotone nero. E appunto ho preso la S perché la M mi era veramente grande. Pensavo di avere ancora la M, invece no, la M mi andava veramente, non mi ci sentivo a mio agio. E sono quelli appunto che indosso. Io li consiglio a tutti, ve li volevo far vedere perché arrivano belli alti. Hanno l'elastico così. Ho tentato di farveli vedere, ma non ci sono riuscita. Comunque, sono dei leggings normalissimi, belli. Io li avevo presi push-up perché quella imbranata me li dette push-up, o comunque me li ha voluti rifilare. Infatti, a me questa cosa non mi è piaciuta per niente, perché prima di arrivare a quelli di 25 euro push-up, ce ne passavano di altri modelli. Comunque, questi sono fantastici perché non traspare niente, anche se io indosso maglie lunghe, canottiere lunghe che vanno a coprire, ma non si vede assolutamente niente. E li trovo anche tra virgolette un po' compattanti. Mi sono piaciuti proprio tanto, mi ci sto trovando veramente benissimo. Sono diventata di un colore strano. E vi volevo dire, sulle labbra indosso la tinta Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon nella tonalità 50 Red Splendor, che è questa qua, che è uno dei regali che mi ha fatto Enza a Natale. È una tinta confortevolissima. E in quell'occasione, visto che andavo a cambiare anche un altro pantalone che avevo preso sempre in taglia M, ma che mi stava grande, era un jeggings, ovviamente non c'erano più cose in saldo, nonostante fosse passato semplicemente un mese, non c'era più niente in saldo, e ho preso questi pantaloni che sono costati 25,95. Eccole qua, qua c'è scritto skinny. Vi ho messo la foto su Instagram di questi. Hanno l'elastico, sono molto fini, hanno davanti le tasche finte, mentre dietro ce le hanno vere. Sono veramente leggerissimi, quindi questi saranno ideali anche a giugno in magari serate non caldissime, perché sono veramente fini, mi sanno proprio di fresco. E la particolarità sta nello strappo a forma di cuore sul ginocchio. Non mi tornavano benissimo, però visto che me li devo mettere come minimo tra un mesetto e mezzo, e visto che comunque sto andando alla grande con la dieta, me li sono voluti prendere, insomma, che mi stessero bene tra un mese. E poi ho preso anche questi calzini, ho perso la loro custodia. Boh.
Comunque ho preso questi qua con il fiocchino. Sono andati tanto di moda quelli col fiocco grande, io li ho presi con il fiocco piccolo, sono in microfibra. Io questi, tra l'altro, ora è scoppiato il boom, ma io li usavo 7 anni fa, 8 anni fa, quando ho conosciuto Nello. Mi ricordo benissimo quando, come mi vestivo, mi mettevo gli stivaletti con il fiocchettino che usciva, insomma. Io ho, come si dice, l'ho lanciata io la moda dei fiocchi, sto scherzando, però davvero li usavo. Poi continuo con H&M e poi finisco con quel negozio che vi dicevo prima. E qua ho preso, diciamo, accessori a parte una camicia. Allora, ho preso un set di bandane e cappellini per Mattia Primaverili. Il cappellino gliel'ho preso nella taglia 6-12 mesi, perché era giusto questo, anche se è un capocchione, però era giusto. Cappellino in cotone. E questo costava 6 euro, e poi ho preso in abbinato le bavette, sempre 6 euro, due bavette e due cappellini, carinissime. Poi, quindi quello a Mattia. Per me invece ho visto questa sciarpona che costava 15 euro, io le utilizzo tantissimo sia sopra il piumino, il cappotto, il giacchetto di jeans a mo' di scialle, a mo' di sciarpa, e di scialle anche sopra il giacchetto di pelle, che mi sono fatta praticamente quasi tutto l'inverno, uscendo spesso e volentieri quando c'è il sole, col giacchetto di pelle con un poncio sopra. E mi sono presa questo maxi, questa maxi sciarpa, ma è veramente maxi, è proprio gigante, è quanto le mie braccia tutte aperte, se non di più, morbidissima e altrettanto molto semplice. È della linea Divided e appunto è costata 14,99. Voglio buttare via una sciarpaccia vecchia che ha fatto il suo corso, è stata bella finché è stata, però adesso è oscena, terrificante, e quindi mi sono voluta un po' rinnovare, perché queste sciarpe così grandi, appunto, vi dicevo, fanno comodissimo per varie cose. Volendo, per esempio, quella con le stelle che presi da Te Zenis, ve l'avevo fatta vedere in un video haul, io la utilizzo spesso e volentieri anche come copertina per Mattia sul passeggino. E ultimo pezzo, una camicia bianca, perché sabato abbiamo il servizio fotografico per Mattia, però faranno anche alcune foto di famiglia, e ci ha chiesto di avere una camicia bianca tutti e tre, e l'unica a cui mancava ero io, quindi ho deciso di prendere la meno peggio, questa qua che è costata 20 euro. Forse avevo fatto meglio a farvela vedere indossata, comunque più lunga dietro, ma di pochissimo, comunque cade, vedete, circa di 5 cm, un po' più lunga dietro. È molto trasparente, un tessuto che non mi sfagiola più di tanto. Appunto è costata 20 euro, ho preso una 38, e niente, ha come particolarità il fatto che i bottoni qua davanti siano coperti e che non si vedano, quindi ho voluto prendere un qualcosa che però effettivamente mi piacesse, non prendere un qualcosa tanto per avere la camicia bianca, perché sennò sarebbero stati 10 euro sprecati. Invece questa la posso tranquillamente riutilizzare. Il problema delle camicie bianche è che se non hai niente sopra, un golf o una giacca, è brutto perché si vede il reggiseno, e insomma troverò un modo per indossarla. Ora al servizio fotografico devo pensare cosa mettermi sotto, se mi metto una canottiera, insomma, ora vedo. Niente, passo a Willy, che è in piazza San Francesco a Prato, e ho speso poco, ho preso varie cosette sfiziose, così insomma senza spendere troppi soldi. Allora, ho preso un set di 8 mollettine in legno che è costato 2 euro. Penso ci sia la possibilità di scriverci anche sopra. Carina anche la confezione. Poi ho preso altre clip. Queste qua sono 6, decorate, molto carine. Poi washi tape, ne ho presi
due. Sono tantissimi. Sono costati 1,50 euro l'uno, cioè praticamente una cavolata, che poi compro queste cose, le utilizzo pochissimo, però mi piacevano, costavano 1,50 euro e li ho voluti prendere. Poi ho preso un set di 4 shopper in cartone, che di solito costano un botto le bustine e fanno comodo sia per fare i regali, che insomma sono comodi. Ecco, sono costate 3 euro 4, 4 sacchettini in carta, di carta. E poi per 2 euro, ah no, le mollettine, queste qua sono costate 1,50 euro, e invece per 2 euro ho preso un deumidificatore da mettere in camera, in questo color rosa cipria glicine con la scritta Home Sweet Home. Ovviamente dentro c'è il gancino per appenderlo, e qua dietro c'è il foro. Molto carino. E niente ragazze, questi sono stati tutti i miei acquisti. Spero di avervi tenuto compagnia, dato degli spunti per magari cose che stavate cercando anche voi. E niente, come al solito aspetto i vostri commenti qua sotto. Un bacio grande, ciao e al prossimo video.